Cari amici di YouTube e appassionati di tennis, questa sera ho il piacere di avere qui con noi il vice direttore di UPI Tennis, Carlo Carnevale. Buonasera, Carlo. Ciao Matteo, ciao a tutti. Allora Carlo, facciamo un po' la radiografia con te questa sera, un po' di questo inizio anno nel circuito maschile. Sono passati appena un mese e mezzo, 2 mesi, ma già qualcosa c'è da raccontare. E, tra l'altro sei reduce anche dal torneo 500 di Rotterdam, insomma, ecco, partiamo da questo e poi sviluppiamo anche gli argomenti relativi ai tornei di questi giorni, ecco. Certo, partiamo magari da un uomo solo al comando, perché come hai detto tu, soltanto un mese e mezzo trascorso, ma Federer sta di fatto dominando il circuito e parlando proprio del torneo di Rotterdam ha raggiunto il suo ennesimo record, è tornato numero uno, è tornato numero uno a 36 anni, quindi il più anziano, per quanto anziano possa essere un 36enne della storia, e cioè è tornato numero uno dopo 5 anni dall'ultima volta, anche più di 5 anni anzi, anche questo è un record, e a 14 anni di distanza dalla prima volta in assoluto, quindi da quel 2 febbraio 2004, quando ancora non esisteva Facebook, pensate, quindi è passato veramente tantissimo tempo. Mamma mia. Anche questo è un record, quindi anche questo lasso di tempo è un record. Federer, che a 33 anni, sta dimostrando di essere in una forma fisica, ma soprattutto psicologica, mentale, strepitosa, straripante, ha la stessa voglia e lo stesso atletismo di un ventenne, e insomma Sì, non sembrano esserci ostacoli al suo infatti, tennis. infatti. Come l'hai visto giocare a Rotterdam? Ha avuto un tabellone sicuramente non difficile, però si sa che nel tennis ogni avversario presenta comunque delle insidie. Assolutamente, l'ho visto pimpantissimo, che veramente volava in campo. Poi c'è anche da dire un po' il discorso che noi si fa sempre. È vero che magari Dimitrov in finale non era in condizioni perfette fisicamente, c'era Sì. Zverev in tabellone, ma abbiamo avuto un grandissimo Seppi che l'ha superato. Esatto. E insomma, non è colpa sua che i suoi diretti concorrenti poi o sono rotti o non vincono. Lui vince, arriva in finale, vince titoli, e questo è un altro dei suoi talenti: quello di mantenersi integro, quello di mantenere un livello piuttosto alto. E, insomma, non è certo colpa se non trova l'avversario di livello. C'è da dire che Esatto. però in quarti di finale, quando ha giocato contro Robin Haase, ed Sì. era il match che gli avrebbe, che vincendo avrebbe messo da numero uno, ha avuto quell'attimo di Sì. emozione, quell'attimo di tentennamento. Infatti ha fatto il primo set, ma però si è lasciato andare. Infatti 6-2-6-2, ha vinto il secondo e il terzo, non ha avuto nessun problema. Sono emozioni che evidentemente lo rendono ancora umano. In conferenza stampa lui dice spessissimo: se io non avessi questa voglia di giocare, questa voglia di competere, di divertirmi, non continuerei. No, Quindi esatto. questo, anzi, è un'ulteriore prova di quanto lui sia attaccato, di quanto sia un amante di fatto del tennis. Certamente. E parlando invece di Rotterdam, Carlo, come ti è sembrato il torneo organizzato in Olanda? È uno dei più storici, tra l'altro, del circuito. A livello anche di assistenza per voi giornalisti, è stato, insomma, come giudichi? Sicuramente uno in Europa, almeno uno dei migliori, non è un caso che sia che è stato, anzi, che abbia concluso la sua 45ª edizione, quindi insomma è un pezzo importante della storia della strada del circuito. Si gioca al coperto, soprattutto perché le temperature di febbraio di Rotterdam sono interessanti, frizzanti, diciamo così. Immagino. No, anche noi giornalisti siamo fortunatissimi, abbiamo una sala stampa anche piuttosto fornita, sia di cibo, bevande, assistenza da parte degli addetti al lavoro, quindi è veramente una discreta perla nel circuito, Sì. una tappa interessante. Sì, Come sì. stasera, appunto, tutti questi tornei magari un Sì. po' più settoriali, un po' più di nicchia, conservano però un fascino, una storia e un'organizzazione, tra l'altro, di grandissimo livello, quindi Ecco. una bellissima esperienza. Ecco, come dicevamo, in semifinale Federer ha superato un grande Andreas Seppi. Direi che per il nostro azzurro è stato un buon inizio di stagione. Ottimo di stagione perché è andato a vincere un challenger in Australia, ha fatto ottavi all'Australian Open e adesso è arrivato in semifinale, ricordando che tra l'altro, insomma, come ha detto, ha rivelato lui in conferenza stampa, ha spiegato nelle interviste post-match, lui ha iniziato la preparazione il 20 novembre negli Stati Uniti Sì. e dagli Stati Uniti è passato poi a Doha, poi in Australia, poi un po' più in Sì. Giappone, quella Delhi, si è tornato in Europa, Sofia, poi Rotterdam, quindi ha messo veramente tantissimi chilometri, oltre che di miglia aeree, anche con le gambe, è arrivato anche un po' cotto magari a Rotterdam, però insomma semifinale battendo Zverev, poi vincendo in 3 set contro Medvedev in quarti, e insomma Sì. Medvedev è uno dei giovani rampanti, anche un po' antipatico, proprio un campo da Esatto. gestire. A 34 anni, Seppi, che tutti danno un po' sul bel tramonto perché vuole godersi magari la vita Sì. dopo il matrimonio, dopo la carriera, ha giocato negli Stati Uniti, sulle montagne. Tutti pensano che sia
un po' individuato d'arrivo, invece dimostra di essere ancora in ottima condizione. Adesso si Assolutamente. fermerà perché avrà una pausa lui preventiva, insomma, che lui accusi sottopone tutti gli anni per un'iniezione Sì. all'anca, anzi, e tornerà poi sul rosso, supererà la Davis e poi dopo Monte Carlo tutta la stagione sul rosso. Esatto. Infatti avevamo letto in questi giorni che non sarà presente nel swing dei due Masters 1000 a Miami e Indian Wells, quindi lo ritroveremo dopo. Ecco, uno dei protagonisti invece in negativo a Rotterdam e purtroppo protagonista in negativo anche in questi giorni è Stan Wawrinka. Non si vede ancora, diciamo, la luce in fondo al tunnel. Wawrinka ha collezionato una serie di eliminazioni in questo inizio 2018 incredibile, l'ultima ieri sera, proprio parlando dell'attualità più stretta nel torneo di Marsiglia. Sì, non è assolutamente in condizione, lontanissimo dalle sue condizioni migliori, inteso da quell'atletismo, perché non è mai stato un bodybuilder, insomma, un culturista, però sicuramente aveva una potenza fisica, un'esplosività che poi l'ha portato a vincere Slam, quindi non è certo l'ultimo arrivato, però è lontanissimo da quella forma fisica, lui stesso l'ha ammesso, ha detto non di non essere preoccupato, ma di essere consapevole di essere a discrete spanne dal suo top e deve lavorare, si sta ponendo degli obiettivi minimi, da dare degli obiettivi di condizione, non di risultati, quindi quanto più gioca tanto meglio per lui, anche perché non ha troppi problemi di classifica, insomma si rende poco considerando che è stato fermo per 6-7 mesi, quindi ha tutto da guadagnare, sicuramente, ma è un discorso che purtroppo coinvolge un po' tutti i top player che adesso sono assenti, anche i vari Djokovic, Murray e chi per loro, poi Nishikori è tornato a giocare un Challenger, Raonic non si vede più ormai da un po'. Bisogna fare conti con alcuni che sono logori dopo anni sul circuito, altri che sono semplicemente fragili, insomma, si stanno cominciando a pagare un po' le conseguenze. Un motivo Infatti. per cui, tra l'altro, scusami, ti interrompo. Sì, no, infatti dico, infatti scorrendo la classifica, voglio dire, purtroppo abbiamo Federer, Nadal, Cilic che è stato eliminato da Monfils proprio l'altro ieri, Dimitrov che, come dicevi tu prima, in finale a Rotterdam ha avuto i suoi problemi. Ecco, è un momento così del circuito, ecco. È un momento così, un momento in cui tra l'altro non si vede soprattutto, anzi non si vedono alternative, sembra un paradosso, a me sembra non si vedono alternative da valide a Federer. Cioè, se Federer in tabellone è favorito, e chiaramente vogliamo considerare il fatto che possa giocare un paio di tornei sulla terra rossa, dove forse potrebbe avere qualche chance in meno, ma se non è Federer non è altri, cioè se Federer è buona gazzarra e può uscire vincitore chiunque. Ti aspettavamo molto da Zverev, chiaramente, anche dopo la stagione scorsa, dove ha vinto 1000, è arrivato in 35, ma sembra avere ancora problemi a gestire quel tipo di pressione, un tipo di vita che comunque è stressante, perché a 20 anni, aerei, fusi orari, lui stesso ha detto di non saper gestire ancora troppo bene il jet lag, quindi sono delle caratteristiche di questa vita sul circuito che sono fondamentali, con l'esperienza chiaramente si riescono a tenere a bada. Zverev forse sta un po', non dico deludendo le aspettative, ma andando un po' sotto traccia almeno al momento. Ed è l'unica, apparentemente l'unica alternativa valida, perché Sì, altrimenti è vero, è non vero. c'è altro. È assolutamente vero. Parlando, ecco Carlo, dell'attualità stretta e di un altro nostro azzurro impegnato questa settimana, andiamo a Rio de Janeiro. Beh, Fognini si sta facendo strada nel torneo brasiliano, che è sempre, ecco, questi tornei sono sempre stati abbastanza favorevoli alle sue caratteristiche. Ha avuto qualche problema, diciamo, anche i soliti problemi caratteriali durante l'ultimo match. L'ultimo match che ha affrontato proprio contro Tennis Sandgren, però ecco, il nostro azzurro è sempre protagonista, diciamo, nel bene e nel male, Sì, vabbè, nello specifico questo mi sembra un caso da sottolineare poco, perché non è stato tra l'altro l'ultimo e l'unico anzi a prendersela come con Bernardes, visto che Nadal fu protagonista di uno Sì, è scontro vero, è abbastanza vero. duro. A me sembra più che altro, mi è sembrato uno sfogo paradossalmente anche piuttosto pacato rispetto ai suoi standard, dettato probabilmente dall'adrenalina, dettato dal tennis che stava giocando, dalla partita che stava giocando, quindi non mi sembra troppo da condannare, come invece è stato sicuramente da attaccare lo sfogo che ebbe all'US Open contro l'arbitro Enzel, di cui ormai tutti sanno tutto. Io personalmente di Fognini ho un'opinione, forse non voglio dire più alta della media, ma mi sembra un ragazzo particolarmente sensibile, che ha dei problemi a gestire delle pressioni che magari arrivano anche dalla famiglia o comunque da un movimento che è quello del tennis italiano che poggia molto su di lui, che si accude molto a lui. E quindi può avere questi problemi da questo punto di vista, dei problemi non tanto caratteriali quanto diciamo psicologici di gestione della pressione, perché dal punto di vista caratteriale, lontano dal campo,
si può chiedere a chiunque, è un ragazzo Sì. assolutamente per benissimo e molto, come ho detto, molto tranquillo, molto sensibile, a cui aggiunge tra l'altro un tennis di Eh livello sì. stellare, perché lo diciamo sempre, se mantenesse un livello di Esatto. carattere particolarmente alto, sì, ma insomma la storia non si fa con i sì. No. Insomma, il tennis cristallino, tennis puro, talento cristallino è tra i primi al mondo. Eh sì, infatti, infatti. Adesso per lui arriverà la stagione, diciamo, verso aprile, la sua stagione preferita, però appunto anche sul cemento se l'è cavata piuttosto bene. È stato protagonista in Davis di recente, quindi è il nostro uomo Davis, ecco. Assolutamente. Infatti. Speriamo tra l'altro appunto di vederlo meglio magari a Monte Carlo. Con Roma non ha mai avuto un buon feeling, per quanto lo scorso anno con la nascita del figlio Sì. ebbe qualche ora di grossa notorietà e passione, soprattutto dal tifo che le è sempre mancata. Speriamo Esatto, bene. speriamo bene. E per quanto riguarda invece, Carlo, il tuo ruolo all'interno di UB Tennis, ecco, sei diventato vice direttore e insomma il vostro sito è, direi assolutamente il sito di punta, il sito di riferimento per noi appassionati e sta crescendo, mi sembra, di settimana in settimana. Ce la stiamo cavando, è un anno e mezzo che io sto ricoprendo questo ruolo, ma formale, perché di fatto siamo tutti direi allo stesso piano, anzi direi senza ciascuno non saremmo dove siamo adesso. Siamo tra l'altro, intrecciamo dei rapporti anche piuttosto solidi, per quanto ovviamente soltanto su Skype, almeno all'inizio, ma abbiamo la possibilità di incontrarci ai tornei, abbiamo anche tra Sì. l'altro un Che appuntamento fisso a casa di Ubaldo, il direttore, una volta vabbè. l'anno che ci permette di dare un volto a dei nomi o a delle voci, questo ovviamente ci aiuta tantissimo. Siamo una bellissima squadra, questo posso dirlo Sì, senza temere di sembrare banale, perché lo ti assicuro che confermo. mantenere, grazie, mantenere questi ritmi e gestire questa mole di lavoro, farlo con questo tipo di qualità non è affatto facile, chiaramente, e ripeto, se mancasse anche soltanto uno dei ragazzi che Sì. danno un apporto a Ubi Tennis, scroverebbe un po' tutta quanta Sì. lo scheletro del sito, quindi ok, io ho questa nomina così, ma non sono assolutamente degno di essere superiore rispetto agli altri. Soprattutto perché la stagione poi è una stagione, ormai la stagione tennistica è intensa e fitta da gennaio fino a novembre, quindi insomma. Assolutamente, e soprattutto riusciamo tramite questo lavoro che stiamo facendo, questi miglioramenti continui, come hai detto tu, che riusciamo ad apportare al sito, ad arrivare un po' ovunque. Ubi Tennis viene accreditato a più di 30 tornei l'anno in tutti i continenti, a qualsiasi livello, dall'Islam ai 250 alla Davis alle competizioni ITF, quindi ci stiamo togliendo grosse soddisfazioni. Certamente, e tra l'altro appunto molti della squadra di UB Tennis hanno scritto anche per il mio recente annuario che ho pubblicato, quindi insomma confermo tutto questo. Ecco, Carlo, ti vedremo, ci sentiremo sicuramente, ci vedremo anche presto. La tua programmazione di tornei che cosa prevede? Allora, io Visto. faccio il contrario di Federer, faccio una terra rossa quasi full e invece mi riposo un pochino per il cemento, quindi io sarò sicuramente a Monte Carlo e Roma e poi chiaramente un po' flessibile con gli impegni del sito, vedremo. Ecco, vedere, ecco, a proposito di terra battuta, in questi giorni anche su UB Tennis si è letto e sentito tanto commenti di Paganini su un possibile impiego di Roger su questa superficie. È una sfida nuova, tra virgolette, stiamo parlando di un atleta che è ormai sul circuito da anni, ma insomma, è la domanda che si pongono tutti è se appunto Roger sarà protagonista sulla terra battuta. Nelle varie conferenze ha detto che non ha ancora chiuso questa porta, quindi non è per forza necessario già pensare di non vederlo. Si è però riservato la possibilità di scegliere per una programmazione light, come l'ha definita lui sul rosso, quindi probabilmente giocherebbe un solo torneo prima del Roland Garros, Ecco. qualora decidesse di partecipare effettivamente alla stagione sul rosso. Io personalmente non penso sarebbe una scelta vincente, perché lo scorso anno, centellinandosi come ha fatto, ha dimostrato di essere, a parte un maestro della programmazione, quindi di Sì. conoscersi a fondo e veramente in ogni suo aspetto, ma soprattutto di avere appunto di capire quando effettivamente mettere in gioco le sue energie, l'ha fatto al 100%, quindi sarebbe un rischio azzardato. C'è da dire che però forse questo è uno degli anni in cui avrebbe più possibilità di vincere Roland Sì. Garros. Nei Infatti, vent'anni di infatti. circuito in cui è stato protagonista, questo è uno di quelli dove avrebbe più possibilità. Quindi bisogna vedere come calcolerà questo rischio. Di certo Esatto. sarebbe, non voglio dire un suicidio, ma molto rischioso partecipare soltanto a Roland Garros. Cioè arrivare a Roland Garros senza
Senza partite nelle gambe. diciamo così. Quindi dovrebbe per forza partecipare almeno a un torneo. Il più probabile, penso, sarebbe Monte Carlo. Tra l'altro, il re della terra battuta, Rafa Nadal, ritorna in campo. Notizia di oggi, la prossima settimana ad Acapulco. Lui ha detto di non essere interessato al numero uno, ma insomma, poi alla fine. Sono comunque agonisti, quindi sì. Speriamo di rivedere presto tutti i protagonisti, anche se c'è da dire che la bellezza del circuito è avere continuamente dei protagonisti nuovi che si affacciano. Quindi, insomma, vediamo un po'. Quanto chiaramente il ricambio generazionale sembra stentare un po', però cominciano ad esserci dei nomi interessanti. Uno che secondo me non è valutato come dovrebbe è Hyeon Chong, quindi quello che ha vinto le Next Gen Finals, che ha fatto semifinale in Australia, poi ha avuto grossissimi problemi con le vesciche. Non so se avete visto le fotografie che ha postato sui social, ma erano terrificanti. Sì, è Si è comportato vero. però benissimo e anche fisicamente è raddoppiato rispetto all'inizio della sua carriera, quindi vuol Sì. dire che sta facendo un grossissimo lavoro proiettato proprio verso un successo, verso un ingresso nella top 10 e poi eventualmente verso i piani più alti. Sì. C'è anche uno da tenere in considerazione sicuramente. C'è questo Felix Auger-Aliassime, questo ragazzo del 2000, Canadese, che sì, l'hai visto a Rotterdam, sì. l'ha visto a Rotterdam, dove è arrivato al terzo giocando contro Krajnovic, che certo è giovane, però è ben più esperto. E insomma, del 2000, però già alto più di un 80, un 85, un dritto di grandissimo livello, un rovescio forse ancora un po' strappato, ma ha margini di miglioramento Sì, enormi. infatti. Ovviamente non ha ancora 18 anni, quello è un ragazzo da tenere d'occhio. Se questo è veramente un asterisco che mettiamo su qualsiasi nome, se riuscirà poi eventualmente a mantenere quei ritmi anche dal punto di vista, come dicevano per Sverre, di gestione della pressione, insomma, di Sì, bioritmi che non sono facili da gestire. assolutamente. Benissimo, Carlo, ti ringrazio di questa Grazie. chiacchierata e ci risentiamo e vediamo presto, insomma. Volentieri, volentieri, a presto. A Ciao a tutti. presto, ciao Carlo, buona serata, ciao, ciao, Grazie. ciao.